E adesso apriamo la pagina di sport parlando nello specifico di calcio di Serie C con il calciomercato del Pescara. Allora, quali sono tutte le novità che arrivano dal club biancazzurro? Ce le racconta Massimo Profeta, che è già collegato in diretta con noi. Ti vedo Massimo, buongiorno. Allora, cosa possiamo dire di nuovo che riguarda il calciomercato appunto del Pescara? Sì, intanto saluto a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Si registra qualche intoppo parlando dell'attacco per l'ingaggio di Facundo Lescano, classe 96 dell'Entella, l'Entella che vuole non solo clemenza, che pare però poco convinto di questa destinazione, ma anche un conguaglio in denaro. Tra l'altro Facundo Lescano, stiamo vedendo proprio in questa immagine, perché segnò il gol del momentaneo pareggio nella trasferta di Chiava, pareggiata poi 2-2 dal Pescara con un gran gol di Pompetti. Questo è il gol, appunto, il primo pareggio, il pareggio momentaneo firmato proprio da Facundo Lescano. Dicevamo, Lescano è corteggiato anche da Foggia e Avellino. Nelle ultime tre stagioni sempre in doppia cifra l'attaccante argentino, che vuole lasciare Chiavari e soprattutto vuole Pescara, è in rotta con il tecnico della formazione ligure Volpe. Abbiamo detto è andato in doppia cifra nelle ultime tre stagioni, 10 gol con l'Entella, 12 con la San Benedettese e 11 più 2 in Coppa Italia nella Sicula Leonzio. Naturalmente è una fase di stallo, questa si continua a trattare, così come per Cupone, ex Casertana e Potenza, di proprietà della Cittadella, sulla punta classe 1997, fortissimo il Catanzaro, che vuole riprendersi. Anche Eugenio D'Ursi, già protagonista con la maglia calabrese nella stagione 2018-2019, 16 gol tra campionato e coppa. Per quanto riguarda invece la difesa, è in dirittura d'arrivo l'ingaggio del terzino sinistro Lorenzo Milani, classe 2001, è stato un grande protagonista nel match di andata dello scorso campionato. Stiamo per vedere proprio il primo dei due gol del Pontedera, che vinse 2-1 contro il Pescara di Auteri, era il novembre 2021, un gol e un assist per il raddoppio di Magnaghi. Appunto Lorenzo Milani, insomma, la strada sembra essere già tracciata, perché dovrebbe approdare, usiamo sempre il condizionale Anna, quanto mai di rigore, dovrebbe approdare in biancazzurro a titolo definitivo. Le altre trattative, ci sono delle conferme sul cursore di fascia destra Matteo Saccani, classe 2001 del Sassuolo, nell'ultima stagione in grande evidenza della Vis Pesaro, senza dubbio nel girone B uno dei migliori interpreti del ruolo. Per il fantasista Arena del Gubbio, classe 2000, vengono meno per così dire tutti i presupposti, perché il Gubbio ha alzato la posta qualche giorno fa, chiedeva 100.000 euro per il cartellino, adesso ha raddoppiato la sua richiesta, ben 200.000 euro per il cartellino. Più fattibile invece Merola, che è stato plasmato lo scorso anno nell'ultimo campionato di C da Zeman nel Foggia, 10 gol Merola di proprietà dell'Empoli. Per il ruolo di regista piace il 22enne Pezzella, classe 2000, appunto, ex Siena, Reggiana e Modena, di proprietà della Roma nel mirino. Lo stesso Radrezza, classe 93, un po' più esperto della Reggiana. Interessa anche la mezzala Luca Mora, classe 88, non giovanissimo, però un giocatore di grande esperienza, 34 anni compiuti lo scorso maggio, svincolato in carriera. Mora ha compiuto il doppio salto nella SPAL dalla Serie C alla Serie A nel 2016 e nel 2017, tra l'altro compagno di squadra di Cristiano Del Grosso nella promozione della spalla dalla B alla A nel 2016-2017. In quella circostanza, in quei due anni, l'allenatore era proprio Leonardo Semplici, che è stato l'artefice di quella doppia promozione. Ha anche conquistato una promozione in Serie A Luca Mora nello Spezia nel 2019-2020 con Italiano in panchina. Nell'ultima stagione e mezza è tornato alla SPAL in Serie B. Insomma, interessa Luca Mora, sarà comunque una rivoluzione Anna radicale. Tra l'altro nelle ultime ore si è parlato di un trasferimento di Iacobucci, a cui non è stato rinnovato ancora il contratto, che è in scadenza il 30 giugno, classe 91, portiere pescarese, ad un passo dal Sud Tirol, società nella quale ha militato Iacobucci nel 2011-2012 in Serie C con Giovanni Stroppa in pensione.
panchina. È tutto per il momento, la linea può tornare a te, Anna.